Nel Vangelo di oggi preso da Marco al capitolo 16, dal versetto 15 e seguenti, leggiamo: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato». Nella ricorrenza della conversione di San Paolo, queste parole precise, scomode, controcorrente, ci fanno cogliere meglio come l'Apostolo le ha messe in pratica, rischiando la vita per annunciare il Vangelo a più persone e città possibili in quello che era il mondo conosciuto allora. Il suo non è uno sterile accanimento ad annunziare un messaggio come un altro, ma accogliere l'invito di Gesù ad annunziare la buona notizia. Perché? Perché ha scoperto di essere amato sino alla fine, facendo l'esperienza che è solo l'amore che spinge ad amare. «Andate in tutto il mondo», furono le ultime parole che Gesù rivolse ai suoi e che continua a rivolgere oggi a tutti noi. C'è una umanità intera che aspetta, persone che hanno perduto ogni speranza, famiglie in difficoltà, bambini abbandonati, giovani a cui è precluso ogni futuro, ammalati e vecchi abbandonati, ricchi, sazi di bene e con il vuoto nel cuore, uomini e donne in cerca di senso della vita, assetati di divino. L'invito che Gesù ci rivolge è di andare ad annunciare la buona novella e non rimanere prigionieri dei propri problemi. La Chiesa c'è, esiste perché deve annunciare il Vangelo a tutti, deve essere sempre una Chiesa in uscita, perché la vita si trova dandola, la speranza dando speranza e l'amore amando. Così il Vangelo e la festa di oggi ci richiamano alla vocazione originaria. Oggi, più che mai, dobbiamo tornare a fare i pescatori di uomini, annunciare il Vangelo a tutte le genti. Auguro a tutti una buona e serena giornata nella pace del Signore.